Vasto oggi conta circa 40.000 abitanti e sorge su una collina a 144 metri sul livello del mare. Ma il mito vuole che sia stato Diomede, reduce dalla guerra di Troia, a fondare la città probabilmente sulla piana di Punta Penna, poco lontano da qui. Era là che sorgeva la città frentana di Istonium, che nell'89 a.C. i Romani trasferirono dove si trova oggi. Conquistata prima dai Longobardi e poi dai Franchi, perse il suo nome originale diventando Guasto Daimone. Chiesa di quel villaggio medievale era Santa Maria Maggiore. Dominata all'esterno dalla torre campanaria, ricostruita in parte nel 1715, all'interno raccoglie le tombe di famiglie nobili, soprattutto quella dei Davalos, che dal 1496, per ben tre secoli, furono signori di Vasto. E la reliquia della Sacra Spina, donata da Pio IV a Ferrante Francesco Davalos alla metà del Cinquecento. Nel 1645 uno schiavo turco la salvò da un incendio ottenendo in cambio la libertà e la riconoscenza popolare. Proseguendo nel mio girovagare arrivo alla Torre di Bassano, è una delle poche rimaste dell'antica cinta muraria medievale. La torre delimita da un lato Piazza Rossetti, la piazza principale della città, dedicata al poeta vastese del Risorgimento Gabriele Rossetti. Trasferitosi a Londra, Gabriele Rossetti ebbe quattro figli che seguirono le sue orme nella letteratura. In particolare, Dante Gabriel Rossetti divenne un noto poeta inglese, ma anche un importante pittore, tra i fondatori del movimento preraffaellita. Attraversando la piazza, mi ritrovo davanti all'imponente fortezza medievale modificata a metà del 400 da Giacomo Caldora, potente capitano di Ventura, da cui il nome Castello Caldoresco. Fu sempre Caldora a far edificare il palazzo che sarebbe diventato poi la dimora dei Davalos. Dell'epoca caldoresca sono rimaste alcune tracce sia all'esterno che all'interno, anche se l'impronta cinquecentesca data dalla potente famiglia spagnola è quella oggi più evidente. Ed è all'interno del Palazzo Davalos, nel giardino napoletano, che incontro Daniela. È lei a raccontarmi qualcosa di più su questo luogo. Questo è il giardino napoletano di Palazzo Davalos, è molto interessante, pieno di piante che ricordano proprio il clima mediterraneo, quindi le aranci, i nespoli, dei bellissimi fiori, naturalmente i gerani, abbiamo anche piante di rosmarino. Palazzo Davalos è un palazzo che possiamo dire incapsulato perché ha delle pareti inserite all'interno di epoca successiva rispetto alla fondazione. Ha subito gli attacchi dei saraceni ed è soprattutto la sede dei musei civici di Vasto. Dentro al piano terra si può visitare il museo archeologico, quindi con importanti testimonianze preromane e romane. Al piano superiore ci sono invece le vere e proprie pinacoteche, quindi quadri dell'Ottocento, ma anche collezioni di arte contemporanea. Nella pinacoteca sono conservate le opere di alcuni tra i più importanti artisti vastesi, su tutti i fratelli Palizzi, in particolare Giuseppe e Filippo, i primi a dare un indirizzo verista alla pittura italiana dell'Ottocento. E accanto a queste opere nella Galleria d'Arte Moderna, quelle di artisti del Novecento donate al comune dai coniugi Paglione. All'interno del palazzo trovo anche il Museo del Costume. In queste stanze, davanti a questi vestiti, mi sembra davvero di essere in un'altra epoca. Lascio Palazzo Davalos e torno al presente, al mio giro per il centro storico della città. Pochi passi e sono davanti a San Giuseppe, un tempo chiesa del medievale convento degli Agostiniani e dal 1853 cattedrale di Vasto. L'interno è stato rifatto in stile gotico tra la fine dell'Ottocento e i primi decenni del Novecento e contiene un trittico in legno dipinto nel 1505 da Michele Greco da Valona. Altra chiesa interessante è la settecentesca Madonna del Carmine, decorata con stucchi e dipinti dell'epoca, tra i quali l'estasi di Santa Teresa d'Avila del napoletano Fedele Fischetti, proprio sopra l'altare maggiore. O ancora quella di San Michele Arcangelo, una piccola chiesa nata nel 1600 da un voto dei vastesi, riconoscenti per la benevola intercessione che li rese immuni alla peste. La chiesa fu costruita su uno dei punti più alti della città, da dove è possibile ammirare lo splendido panorama del golfo, con la facciata rivolta in direzione del santuario di San Michele Arcangelo sul Gargano. E San Michele è anche il patrono di Vasto. Uscendo dalla chiesa mi ritrovo immediatamente sul lungo viale alberato della villa comunale.
mentre nella villa dedicata a Francesco Romani, dall'altra parte del centro storico, trovo il monumento all'emigrante, per ricordare tutti gli abruzzesi che hanno lasciato questa terra e sono andati a cercare una vita migliore altrove. Penso sia bello, per chi può tornare, ritrovare intatti, perfettamente conservati, i luoghi della propria memoria. Anche per questo, oltre che per la sua bellezza, è importante che esista ancora un luogo come il Teatro Rossetti. Ho la fortuna di entrare in questo gioiello dell'Ottocento, di vederne da vicino gli stucchi e la volta. Un gioiello come la dolceria tipica di Giuseppe, dove arrivo guidato dal profumo. Nata 100 anni fa come forno, oggi si dedica alla produzione dolciaria artigianale. Visto che sei dalle nostre parti, io non posso non consigliarti i dolci più tipici di questo territorio. Partirei dai bocconotti, passando per le catarrette, la cicerchiata, i celli pieni, i mostaccioli, i cagionetti con i ceci, le scrippelle, il fiadone di ricotta e per ultimo la pizza dolce. Sono incuriosito dai celli ripieni e mi faccio spiegare da Giuseppe come si fanno. I celli pieni sono fatti con l'impasto esterno, è un impasto molto tenero fatto con vino bianco e olio d'oliva e zucchero, chiaramente farina. Mentre invece il ripieno è fatto con una marmellata che si usa molto dalle nostre parti, cioè la marmellata d'uva, che contiene ancora anche le bucce, quindi ha un nome molto particolare, si chiama scrucchiata, proprio perché quando la mangi lascia ancora quel rumore della buccia dell'uva, e mischiata a del cacao, delle mandorle tritate e dei biscotti triturati. Ed eccoli qui i dolci finiti. Non serve che dica quanto siano buoni, basta guardarli. Uscito dal negozio di Giuseppe, arrivo alla loggia Ambling, dal nome del nobile austriaco che venne qui al seguito della famiglia Davalos. Da qui si gode della vista più bella della città e nelle giornate particolarmente limpide è possibile vedere le isole Tremiti e il promontorio del Gargano. Più avanti trovo Portale Panzotto e proseguendo oltre il Palazzo Davalos arrivo in via Adriatica, dove trovo i resti della chiesa di San Pietro, distrutta dalla frana che nel 1956 colpì la città. San Pietro, nata su un tempio del primo secolo d.C., era un importante luogo di culto dell'Alto Medioevo. Al di sotto della via Adriatica si sviluppa parallelamente la passeggiata archeologica dove posso ammirare i resti della città romana e medievale. E alla fine della passeggiata, il Parco Archeologico delle Terme Romane e i suoi magnifici mosaici che rappresentano animali marini, reali e fantastici, e il trionfo di Nettuno al centro di Tritoni e Nereidi, che cavalcano draghi e cavalli marini. Da qui il mare, quello vero, non quello di fantasia di questi mosaici, dista davvero pochissimo.